All'inizio del IV secolo esistevano già due forme o recensioni del testo greco del Nuovo Testamento, o almeno erano le principali. Sono la Lucianea, detta anche Antiochiena, bizantina o Koinè, siglata di solito K, e l'Esigiana, denominata anche Alessandrina o Egiziana, siglata invece con H. La prima prevalse nella Chiesa greca ed detenne un lungo primato, attestata in tanti codici maiuscoli e in ancor più minuscoli, e parzialmente nella versione della Peshitta, nell'Arclense, nell'Armena e nella Boairica. La seconda, attestata ovviamente in altri codici, dei quali pochi sono minuscoli, è parzialmente testimoniata dalla versione latina della Vulgata e dalla Copta. Abbiamo poi la versione detta palestinese, siglata con I, in cui confluiscono un'altra serie di famiglie di codici. Essa fu attribuita a San Panfilo, ma forse esisteva già nel III secolo. Infatti, nella metà di esso era in vigore a Cesarea una versione molto simile, detta appunto Cesariense. Questo testo, con le famiglie codicologiche della prima, ha già delle tracce in Egitto e Palestina del secondo secolo, con i papiri Cesterbiti, e con essi può ulteriormente essere retrodatato. Sono le cosiddette lezioni occidentali, radunate nella recensione Cesariense, detta C. Essa fu nota a Taziano. Queste recensioni, comparate con i metodi della filologia moderna, sono alla base dei testi biblici greci attualmente in uso. Ovviamente, tutte le varianti sono a disposizione dei lettori negli apparati eruditi dei rispettivi testi.